Ottimizzazione dell'uso dei parcheggi e modifiche alla circolazione viaria prenderanno il via prima dell'isola pedonale. Così l'amministrazione comunale tenta di cominciare ad abituare i messinesi ad un centro pedonalizzato, cercando di minimizzare al massimo l'impatto che l'area a traffico zero potrebbe avere sulla circolazione cittadina. Sabato verrà inaugurato il parcheggio Zara Sud, si renderà quanto più fruibile possibile Cavallotti e verrà installato un punto vendita per i gratta e sosta nel parcheggio di via La Farina. Intanto gli uffici guidati dal dirigente alla mobilità Mario Pizzino si occuperanno della segnaletica stradale relativa alle modifiche viarie approntate dall'amministrazione e che interesseranno innanzitutto la via Centonze e la via Risorgimento. Su entrambi verrà invertito il senso di marcia e sulle via Centonze si provvederà all'installazione di una rete semaforica. In cantiere anche l'idea di rendere a doppio senso tutta la via Cesare Battisti, ma è un provvedimento che potrebbe essere intrapreso qualora non risultassero sufficienti le modifiche alle due arterie cittadine che invece prenderanno il via entro qualche giorno. Quasi impossibile dunque l'avvio dell'isola pedonale il prossimo 8 dicembre, anche solo sulla via dei Mille. O parte tutto o non parte nulla, ribadito l'assessore Cacciola durante l'incontro di ieri, in cui sono state fissate due date per l'avvio dell'isola pedonale. Se gli esperimenti relativi a parcheggi e modifiche viarie andranno bene, si potrà iniziare già dal prossimo 15 dicembre, altrimenti si dovrà attendere gennaio. Non c'è ancora esattamente il quanto, ma perlomeno quest'anno c'è il come.